L'Amazzonia è uno dei luoghi più unici e inesplorati del mondo. Giungle immense, condizioni estreme e animali predatori sono solo alcuni degli ostacoli che si nascondono nella foresta pluviale. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per capire di cosa stiamo parlando. Numero 10. Tribù amazzonica. Si potrebbe pensare che con tutte le esplorazioni che abbiamo effettuato, conosciamo tutte le popolazioni che vivono sul pianeta Terra. Ma non è così. Il governo brasiliano ha inviato degli elicotteri per ispezionare alcune delle zone più remote dell'Amazzonia e ha scattato queste immagini scioccanti. Nelle prime foto possiamo vedere le persone nella loro vita quotidiana e poi rimanere colpiti nel vedere un volatile metallico nel cielo. Nel secondo giro, la telecamera ha ripreso gli uomini della tribù, armati di archi e preparati per la difesa. Erano ricoperti di pittura rossa e nera. Probabilmente le donne e i bambini correvano nella foresta per nascondersi. È affascinante che, mentre noi siamo nelle nostre case utilizzando la tecnologia moderna, ci siano comunità nel mondo migliaia di anni dietro di noi. O forse addirittura avanti, chi lo sa. Numero 9. Alieno. Se pensavate che in Amazzonia ci fossero solo esseri umani, vi sbagliavate. Questa telecamera ha ripreso quella che potrebbe essere una prova definitiva della presenza di vita extraterrestre sulla Terra. Un alieno e una sfera fluttuante sono stati filmati sullo sfondo, mentre alcuni bambini venivano inquadrati. L'Amazzonia è forse il luogo più ricco di biodiversità del pianeta, ma questo potrebbe essere eccessivo. Questa creatura non identificata si trovava a pochi metri di distanza dalla luce argentata lampeggiante. Il video è stato girato da turisti britannici e si può vedere come tutti fossero spaventati, ma allo stesso tempo tranquilli. Alcuni potrebbero pensare che si tratti solo di una bufala, ma quest'area è stata al centro di un'indagine governativa brasiliana di alto livello, nota come Operazione Prato, in cui è stato ordinato ai militari di monitorare e potenzialmente confermare la presenza aliena nella regione. Il governo ha negato l'esistenza di questa operazione, ma anni dopo ha dovuto cedere e rilasciare tutti i documenti ad essa associati. Numero 8. Astronave aliena. Un oggetto volante non identificato è stato avvistato da un satellite nel bel mezzo della foresta amazzonica. Le riprese satellitari mostrano che è a forma di tubo con fasci di luce collegati ad esso. Confrontando l'UFO con l'ambiente circostante, sembra massiccio. Alcune parti potrebbero essere nascoste nella foresta e solo una parte è visibile dal satellite. Ma è difficile provarlo a causa della mancanza di ulteriori filmati. Non è nemmeno possibile inviare una squadra o un altro satellite per indagare maggiormente perché non si conosce la posizione esatta su Google Maps. Numero 7. Geoglifi. All'apparenza potrebbero sembrare dei semplici segni sul terreno, ma in realtà appartengono ad un'antica civiltà finora sconosciuta, nascosta nella giungla amazzonica. In passato gli scienziati pensavano che non esistessero società avanzate nella parte brasiliana o boliviana dell'Amazzonia, ma questi geoglifi potrebbero dimostrare il contrario. Alcuni sono quadrati o rettangolari, altri formano cerchi concentrici e figure geometriche come esagoni e ottagoni collegate tra loro. Le scoperte non finiscono mai e ogni settimana spuntano nuove strutture. Si tratta forse di una mappa della città perduta di Eldorado. Questa scoperta manda in frantumi le teorie finora conosciute sull'aspetto dell'Amazzonia prima di Colombo. Potrebbe non essere stata una trappola mortale, ma una complessa difesa naturale che le tribù usavano contro potenziali invasori. Numero 6. Ragno enorme. L'arachnofobia è considerata la paura dei ragni, ed è una delle fobie più comuni al mondo. Fino al 15% delle persone ne soffre. Quindi, se avete paura dei ragni, vi conviene saltare questa parte. Vi presentiamo il Goliath Bird Eater, un ragno con un'apertura di zampe lunga quasi 30 cm. Questo colosso, oltre alle sue dimensioni, possiede un veleno letale che neutralizza la vittima dall'interno. Nonostante il nome, non si nutre spesso di uccelli, ma preda gli animali che camminano arrampicandosi con artigli retrattili che si aggrappano a qualsiasi superficie. I peli sul corpo lo aiutano a individuare le prede. Guardate questa lucertola come viene divorata in pochi secondi. Fortunatamente questo ragno vive solo in natura e solo pochi esemplari sono stati avvistati dall'uomo. Numero 5. Hotsin. È un uccello? È un aereo? È Superman? No.
è un volatile dall'aspetto di dinosauro. Gli Hotsin hanno guadagnato il loro soprannome perché vivono nel bacino amazzonico, incontaminato dalla maggior parte dei predatori. E gli scienziati non riescono a individuare la loro origine. I loro richiami non sembrano canti di uccelli, ma piccoli suoni di pterodattili. Sono completamente vegetariani e le foglie sono la loro fonte primaria di cibo. Volano a malapena meglio dei polli, in quanto i loro muscoli non sono molto sviluppati e possono solo spiccare il volo da un albero all'altro. Tuttavia, sopravvivono nel luogo più pericoloso del mondo, pieno di coccodrilli e leopardi. Forse anche i predatori hanno paura dei loro occhi rossi. Numero 4. Ninfea gigante. La foresta pluviale amazzonica non ospita solo specie animali straordinarie, ma anche piante. Rimarrete scioccati da quante bellissime piante sono originarie dell'Amazzonia. Le ninfee giganti, ad esempio, sono le più belle in assoluto. Possono crescere fino a 30 cm al giorno, con le loro enormi foglie da record che si estendono fino a 3 metri di larghezza e sono in grado di sostenere più di 60 kg, l'equivalente del peso di una scimmia media. I caimani li usano spesso per riposare al sole e osservare le prede, mentre alcuni uccelli li usano anche come perfetti banchi di pesca. I meravigliosi fiori dei gigli si aprono per brevi periodi solo di notte. I semi e i gambi sono commestibili e la consistenza e il sapore assomigliano a una via di mezzo tra il sedano e le foglie di cactus. Numero 3. Creatura sconosciuta. Se avete visto Harry Potter e il calice di fuoco, sarete meno turbati o scioccati da questa immagine. Il cadavere di una creatura sconosciuta è stato trovato da alcuni operai in Amazzonia. L'immagine è stata immediatamente pubblicata online e ha suscitato una valanga di commenti. Sembra spaventoso. Il corpo è incredibilmente ben conservato e assomiglia a una scimmia. Ma gli scienziati dicono che nessuna specie di scimmia conosciuta ha questa struttura. Le sue estremità sono molto lunghe rispetto al corpo e non sono stati trovati altri cadaveri nell'area. Alcuni hanno persino suggerito che potrebbe trattarsi del Siyokoi, una creatura mitologica descritta come un'orribile creatura marina con un corpo simile a un pesce e lunghi tentacoli verdi. Annegano gli esseri umani e poi li mangiano. Numero 2. Wakari calvo. Questo è uno dei primati più rari e incredibili dell'Amazzonia. L'Wakari calvo bianco. A causa della caccia estensiva e del loro colore unico, si sono quasi estinti. Gli Wakari bianchi si trovano solo nella riserva di sviluppo sostenibile di Mamirawa, lungo l'alta Amazzonia brasiliana, dove sono protetti dalle stesse persone che un tempo li cacciavano. A differenza delle scimmie normali, hanno una coda molto corta, che non usano. Queste simpatiche scimmie vivono in un gruppo e sono piuttosto socievoli. Non hanno nemmeno paura dell'uomo. Alcuni scienziati che sono andati a studiarle le hanno descritte come procioni degli alberi. Durante il giorno si dividono in gruppi per cercare frutta o per ottenerla dagli abitanti del luogo, e di notte dormono sugli alberi. Numero 1. Sirena dell'Amazzonia. Infine, arriviamo alla nostra immagine di anteprima del giorno, che è potenzialmente una sirena. Un gruppo di escursionisti è rimasto scioccato nel trovarla e l'ha subito ripresa con la telecamera. Le sirene sono forse le creature mitologiche più famose, temute dai viandanti dell'oceano. Quindi, se questo filmato è reale, come diavolo ha fatto una sirena ad arrivare nella foresta amazzonica? Ci sono altre sirene che potrebbero condurci ad Atlantide, ma la vera domanda è: cosa ne pensate di queste immagini? Avete qualche teoria su come la sirena sia arrivata fin lì o se sia vera? Conoscete qualche storia locale di sirene? Ditecelo nei commenti! Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.